RKC presenta lezioni originali di Srila Prabhupada. The following is a class on the Srimad Bhagavatam, first canto, second chapter, text number 19, given by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, recorded on the 22nd of August 1972 in Los Angeles, California. La seguente è una lezione sullo Srimad Bhagavatam, secondo capitolo, 19° verso, tenuta da Sua Divina Grazia Srila Prabhupada il 22 agosto 72 a Los Angeles. Translation: At the time loving service is established in the heart, the modes of passion, rajas, and ignorance, tamas, and lust and desire, karma, disappear from the heart. Then the devotee is established in goodness and he becomes happy. A quel tempo, tutti i sentimenti inferiori che nascono dall'ignoranza e dalla passione sono completamente annientati e l'amore e la devozione per il Signore diventano stabiliti in modo irrevocabile. There are three stages. You know, sattva, rajas, tama. Ci sono tre stadi, come voi sapete, sattva, raja e tama. The material world is conducted by three modes. Il mondo materiale è governato da tre influenze. The modes of goodness, modes of passion and modes of ignorance. L'influenza della virtù, della passione e dell'ignoranza. Per questo troviamo varietà di uomini. Per questo bisogna arrivare all'influenza della virtù. Just like illiterate, uncultured, anyone like man is trained up. Persone senza cultura, che sono come animali, devono essere educati to become civilized. Per diventare civili. By training it is possible. Attraverso l'educazione è possibile. Just like by training, even cats and dogs and tigers, they are also become obedient. Proprio come attraverso l'educazione perfino cani e gatti o tigri diventano obbedienti. That is our practical experience. Questa è la nostra esperienza pratica. The tiger in the circus, they play obediently. Le tigri nel circo, loro giocano in modo obbediente. To the orders of the master. Secondo gli ordini del padrone. So, by training, it can be possible. Quindi attraverso l'educazione può essere possibile. But there are two kinds of training process. Ma ci sono due tipi di educazione, di sistemi educativi. One process is scheduled. Tapasa brahmacharyena samena dameena va. Undergoing
tapasya, austerity. Il primo è sottoporsi a tapasya, austerità. Brahmacharya means controlling sex indulgence. Controllare l'indulgenza sessuale. Sex impulse. O l'impulso sessuale. Brahmacharya means practically no sex life. Tapasya brahmacharya samena damena. Brahmacharya significa in pratica nessuna vita sessuale. By controlling the senses, by controlling the mind. Tyagina, by giving up in charity. So there are. E dare la carità. Gradual process. Questo è un processo graduale. But there is another process. Another process means this Krishna consciousness. Ma c'è un altro processo. Questo processo significa la coscienza di Krishna. Either you practice in this way, just like if you want to go up, there are two vehicles. Se volete andare verso l'alto, ci sono due veicoli. Or process. O processi. You go step by step. One step after another. Suppose you have to go 100 steps. Potete andare attraverso le scale, uno scalino dopo l'altro, supponete che dovete salire 100 scalini. So you have to go step by step. Tapasya, brahmacharya, samena, damena. Potete andare scalino dopo scalino. Practicing. Praticando. Another process is the lift. E un altro processo è l'ascensore. You go by step by step. Bhakti yoga process means if you take to this process, then immediately, very quickly, within a second, you come to the top. Il processo del Bhakti yoga significa che prendete questo processo e molto velocemente vi elevate. Otherwise, you have to go by step, one step, two step. Altrimenti dovete andare uno sgradino dietro l'altro, passo dopo passo. Although both the process leading to the target, to the topmost floor, the one is very slow and the other is very quick, immediate. Sebbene entrambi i metodi vi portano allo stesso scopo, uno è molto lento e l'altro è molto veloce. Just like another example, if there is fog, you have got experience in your country. Sometimes there is fog. You cannot see in a person 1 yard off from you. Per esempio, se c'è la nebbia, io ho avuto esperienza qua nel vostro paese, quando c'è la nebbia non potete vedere una persona neanche se è davanti a voi. So there are so many processes to take precaution in the fog. Ci sono molti processi per allontanare la nebbia. But somehow or other, if the sun is little strong, immediately. Ma se in un modo o nell'altro il sole è un po' forte, immediatamente la nebbia scompare. Similarly, to purify ourselves, this is the purification process. Similmente, per purificare noi stessi, questo è un metodo di purificazione. Austerity, penance, controlling sex life. Austerità, penitenza, il controllo della vita sessuale. Controlling the mind, controlling the senses. Controllare la mente, controllare i sensi. Giving in charity whatever you possess. Dare in carità qualsiasi cosa possedete. Everything regulated. This is one process. Ogni cosa regolata, questo è un processo. And the other process is this bhakti. E un altro processo è questo bhakti yoga. Sinnatang sakata krishna punna savana kitana riddantasthaya vadrani vidunati. Simply by this process, savanam kitana, hearing about Krishna. Semplicemente con questo processo, ascoltare di Krishna. This is we are discussing. Nasta prayeshu abhadreshu, simply by hearing. È questo di cui stiamo discutendo. Nasta prayeshu abhadreshu, semplicemente ascoltando. Avadresu, nasta prayeshu, all the dirty things within heart. Tutte le cose sporche nel cuore. Being almost clean. Diventano quasi completamente pulite.
you come to the stage of goodness. E arrivate allo stadio della virtù. There are three stages, three platforms. Ci sono tre stadi e tre piattaforme. Ignorance, passion and goodness. Ignoranza, passione e virtù. So simply by hearing about Krishna, you are promoted immediately to the platform of goodness. Semplicemente ascoltando di Krishna siete promossi immediatamente alla piattaforma della virtù. And as soon as you come to the platform of goodness, then tada, at that time, rajastamo bhava. E appena arrivate alla piattaforma della virtù, che cosa succede? In quel momento, because there are three platforms, ignorance, passion and goodness. Perché ci sono tre piattaforme, l'ignoranza, la passione e la virtù. So you have come to the point, to the platform of goodness. Quando arrivate alla piattaforma della virtù, means that you have passed over the other lower stages. Significa che avete superato gli altri stadi inferiori. If you have come to the college, that means you have passed your school stage. Se siete arrivati al college, significa che avete superato le scuole elementari. It is to be understood. Questo è da capire. Therefore we offer sacred thread. The idea is, one who has become Krishna conscious. Noi offriamo il filo sacro, bisogna comprendere, il significato è che una persona che è diventata cosciente di Krishna, he has already passed the stage of becoming a Brahmin. Ha già superato lo stadio di diventare un Brahmana. Brahmin means to come to the stage of goodness. Brahmana significa arrivare allo stadio della virtù. That is Brahmin. Kshatriya means to remain on the stage of passion. E Kshatriya significa rimanere nello stadio della passione. Vaishya means to remain on the stage of mixture. E Vaishya significa rimanere in uno stadio misto. Passion and ignorance. Passione e ignoranza. And Shudra means to remain on the stage of ignorance. E Shudra significa rimanere nello stadio dell'ignoranza. There are four divisions of the three modes. Queste sono quattro divisioni delle tre influenze. So, when we come to the stage of becoming devotee, that means we have already passed all these lower stages. E quando si arriva al livello di essere devoti, significa che si sono superati tutti questi stadi inferiori. Tada rajastamo bhava. So, what are the symptoms of goodness? Quali sono i sintomi della virtù? Kama lobhadaya sthiti. Lusty. Lust. La lussuria. And greediness. E l'avidità. The whole world is moving by lust and greediness. Il mondo intero è sotto l'influenza della lussuria e dell'avidità. This is the stage of ignorance and passion. Questi sono gli stadi dell'ignoranza e della passione. Those who are embarrassed with the lower qualities of material nature, they are embarrassed with two things, lust, not satisfied. Coloro che sono negli stadi inferiori di vita, loro sono imbarazzati dalla lussuria, non sono soddisfatti. And greedy, and low. Give me more, give me more. E avidità, dammi di più, dammi di più, dammi di più. Give me everything. It's not satisfied. The whole world, you see. Non è soddisfatto. Vedete, in tutto il mondo. Sometimes they think that if I get my income, say $1,000, I will be satisfied. A volte pensano, se riesco a guadagnare $1,000,000, allora sarò soddisfatto. But as soon as he gets 1,000, he wants 100,000. Ma appena guadagnano 1,000, vogliono 10,000 o 100,000. If he gets one, they just take everywhere, all over the world, the worker class, they are given increment, but again they undergo strike.
In tutto il mondo, nella classe operaia, gli vengono dati degli aumenti, tuttavia loro vanno avanti dritti? More wages. Ancora più aumento. More wages. But as soon as they get more money, not here, in these Western countries, e appena ottengono più soldi, non solo qui nei paesi occidentali, then they will utilize it for lust. Li utilizzano per la lussuria. Lust and greediness. E per l'avidità, questo è tutto. So, they do not know how to utilize money. Non sanno come usare i soldi. That a millionaire is so lusty, we have seen in Paris, they're going to some clubs. What is the business in that club? Old man. E i milionari sono così lussuriosi che vanno in certi club notturni. E che cosa si fa in quei club? Ci sono tutte persone vecchie. They're going so lusty. E loro ci vanno, sono così lussuriosi. That they enter the club by paying $50. E loro entrano nel club pagando $50. And then there is young woman and wine. That is their pleasure. E lì ci sono giovani ragazze e vino, e questo è il loro piacere. Lust. Kama, lubha, lusti. Lussuria. One thing, one side, they are not satisfied. Da una parte non sono mai soddisfatti. Even they have got millions of dollars. Anche se hanno guadagnato milioni di dollari. Still I want. E ancora voglio. This is one side. Questo è un aspetto. Greediness, lobha. Che si chiama avidità, loba. And the other side is lust. E dall'altra parte c'è la lussuria. This is called kama lobha dayaschaye. Questo si chiama kama lobha dayaschaye. So, to become Krishna conscious means immediately, that is the test, immediately he will become free from lust and greediness. E diventare coscienti di Krishna significa immediatamente diventare liberi dalla lussuria e dall'avidità. If he is not free from lust and greediness, he is making a show, he is not Krishna conscious. Se non è libero dalla lussuria e dalla collera, sta facendo uno show, non è cosciente di Krishna. This is the test. Questa è la prova. If one is actually advancing Krishna consciousness, then these two symptoms will be visible in his character. Se una persona sta veramente facendo progressi nella coscienza di Krishna, questi due sintomi saranno visibili nel suo carattere. No more lusty. No more greediness. Non c'è più lussuria, non c'è più avidità. He should be satisfied with one wife or one husband. Sarà soddisfatto con un marito o con una moglie. Why hankering after others? That is lusty. Perché aspirare ad altri o ad altre? Questa è lussuria. That means it is not on the stage of Krishna consciousness. Significa che non è a livello della coscienza di Krishna. It is in the material platform. È nella piattaforma materiale. These are the tests. Questa è la prova. Therefore, we advise our students, voluntarily you try or you become free from these things, illicit sex. Quindi noi chiediamo ai nostri studenti, volontariamente cercate o diventate liberi da queste quattro cose, sesso illecito, l'intossicazione, il mangiare la carne e il gioco d'azzardo. Perché indulgendo in queste quattro cose rimane nell'illusione, nel buio. So voluntarily you have to try to give up these bad habits. Quindi volontariamente dovete tentare di abbandonare queste cattive abitudini. And at the same time to maintain yourself. E allo stesso tempo per mantenervi. On the platform you have to chant 16 rounds. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. Hare. Per mantenervi su questa piattaforma dovete cantare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This is the process.
Questo è il processo. Then the result will be there. Cheta etairana vidyam. Allora il risultato sarà questo. Because that Maya is attacking you. Perché Maya vi attacca. With this devijisa gunamai mama maya durataya gunamai. Guna means these qualities. Guna significa queste influenze. The three emotional nature. Le tre influenze della natura materiale. The material nature is gunamai. La natura materiale è gunamai. Gunamai means involved or full of these three modes of material nature. Gunamai significa che è piena di queste tre influenze della natura materiale. Gunamai. Gunamai. Maya means just like golden. It is smeared with gold or it is gold. E Maya significa proprio come ciò che è dorato. È ricoperto di oro oppure è fatto d'oro interamente. You can say golden. Golden means it is made of gold or it is covered with gold glittering. E dorato significa che è fatto d'oro oppure è ricoperto con una lamina d'oro. Similarly, this Maya, this material nature is made of these three modes of nature. Similmente questa Maya è fatta di queste tre influenze della natura materiale. Sattva, Raja, Tama. That which is called Gunamai. Sattva, Raja e Tama, perciò è chiamata Gunamai. Gunamai, another meaning of Guna is rope. Un altro significato di Guna è corde. Just like you have seen rope, there are three layers that are twisted very strong. And such rope becomes strong. So similarly, these three gunas, these three modes of nature, twisted like rope. Proprio come una corda, vediamo che magari sono tre corde messe insieme e diventa molto molto forte. Così questa gunamai, questa maya, and we are bound. È fatta in questo modo, l'intrecciamento di queste tre influenze, e diventa molto forte e ci lega. You cannot get out. Non potete uscire. Devi jesa gunamai mama maya durataya. If your hands and legs are tied with such rope, then it is very difficult. Se le vostre braccia e le vostre gambe sono legate strettamente da queste corde, è molto difficile. Similarly, we are all bound up. We are declaring freedom. Similmente noi siamo tutti incatenati, e anche se stiamo dichiarando di essere liberi. And so many things, nonsense we are speaking. E diciamo così tante insensatezze. But we have forgotten that we are under the grip of this Maya. Ma abbiamo dimenticato che siamo sotto le corde, l'incatenamento di questa Maya. Immediately you can be overcome by Maya. Immediatamente potete essere sopraffatti da Maya. Maya is so strong. Maya è così forte. So therefore, by this process. Perciò attraverso questo processo. Sinnathang sakata krishna punnasavana kirtan riddhantasya abhadrani vidhunati suhitsata nasta prayesu abhadrishu nittang bhagavata sevaya. This is the process. Nittang, daily, all 24 hours. Questo è il processo nityam, giornalmente o 24 ore. By studying Srimad Bhagavatam, studiando lo Srimad Bhagavatam, or associating with devotees, o associandosi con i devoti, Bhagavata Sevaya, Bhagavata Sevaya, Bhakti, Bhagavati Uttama Sloki, Bhakti Bhagavati Nashtiki, then the Supreme Personality of Godhead Bhagavati Uttama Shloke. Allora la persona suprema di Dio, Bhagavati, Uttama Shloke. Bhakti Bhavati, devotional service becomes strong and fixed. Il servizio devozionale diventa forte e stabile. Simply by this process. Semplicemente con questo processo. Here. Ascoltare. There is no necessity of education or PhD degree. Non c'è bisogno di educazione o di ricevere delle lauree. Simply God has given you these ears. Semplicemente Dio ci ha dato queste orecchie. And ear.
E noi possiamo ascoltare. Hear about Krishna. Ascoltare a riguardo di Krishna. From the alive soul. Dalle anime realizzate. This process will make you to be situated on the platform of goodness. Questo processo vi farà diventare situati nella piattaforma della virtù. And as soon as you are promoted to the platform of goodness, e appena siete promossi alla piattaforma della virtù, that means you have already surpassed the other two platforms, means ignorance, and the symptom will be. Significa appena arrivate alla virtù che avete già superato gli altri processi, gli altri livelli come quelli dell'ignoranza. Clear here. The symptom is that the two things, lust and greediness, will not disturb. E il sintomo sarà che queste due cose, la lussuria e l'avidità, non vi disturbano. You haven't got to take certificate from anyone. Non c'è bisogno che prendete certificati da nessuno. Just give me certificate that I have become Krishna conscious. Dammi un certificato che sono diventato cosciente di Krishna. You take your certificate yourself. Prendetelo da voi stessi il certificato. See yourself. Guardate voi stessi. Whether you are free from lust and greediness. Guardate se siete liberi dalla lussuria e dall'avidità. That's the certificate. Questo è il certificato. If you are confident that I am free from lust and greediness, then I am making progress. Se io vedo che sono diventato libero dalla lussuria, dalla collera e dall'avidità, allora possiamo capire che stiamo facendo progressi nella coscienza di Krishna. Altrimenti siamo ancora allo stesso livello. No progress. Nessun progresso. This is test. Questa è la prova. This is test. If we want to cheat others, that is different. Questa è la prova. Se voi volete ingannare gli altri, questa è una cosa diversa. Fare vedere di essere diventati molto avanzati nella coscienza di Krishna, questa è un'altra cosa. Cheating. Ingannare. But you test yourself. Ma mettete voi stessi alla prova. By this process. Attraverso questo processo. Whether you are free from lust and greediness. Guardate se siete liberi dalla lussuria e dall'avidità. This is this. Questa è la prova. And when you become free from these two things, e quando diventate liberi da queste due cose, lust and greediness, la lussuria e l'avidità, tada ceta itirana vidya sthitam satye prasidati. Ceta consciousness, not being attacked by these two nonsense things. Allora la coscienza ceta non sarà più attaccata da queste due cose insensate, ignorance and passion, cioè l'ignoranza e la passione. Ceta iti ranavidyam, vidham means pierced. They are always pierced. Vidham significa essere punzecchiati. Noi siamo sempre istigati. Pinching. Punti. Pinching. Come on, come on. Vieni, vieni. They are pinching. But ci stanno sempre punzecchiando. If you are actually situated in Krishna consciousness, these things will not pinch you. Ma se siamo veramente situati nella coscienza di Krishna, queste cose non ci istigheranno più. Tada cheta itira, because everything is in the heart. Whole thing is cleansing the heart. Poiché tutto è nel cuore, la cosa si risolve nel purificare il cuore. The heart is being pinched. E quindi chi verrà più istigato? Oh, here is, I am beautiful boy, I am beautiful girl. Oh, qui c'è una bel ragazzo, una bella ragazza. This is pinchy. Perché non andare? Questo significa essere istigati. If you are actually situated on the platform of Krishna consciousness. Ma se voi siete veramente stabiliti nel processo della coscienza di Krishna? Not fully. Non completamente. Little advanced. Un piccolo avanzamento. These things will be visible. Allora queste cose saranno visibili. Tada cita itai anavidyam. And when you stop, when you are able to stop this pinching in your heart.
E quando siete diventate capaci di fermare queste istigazioni nel vostro cuore, by these two modes of material nature, che provengono da queste due influenze della natura materiale, passion and greediness, la passione e l'avidità, e allora diventate gioiosi. That is the stage of joyfulness. Questo è lo stadio della gioia. Brahmabhuta prasannatma nasojati nakankati samasarveshu bhuteshu madbhakti lavati mana. That is stated in the Bhagavad Gita. When you have come to this status, questo è spiegato nella Bhagavad Gita, quando si arriva a questo livello, joyful, no more pinching by these two modes of material nature. Si diventa felici, non si è più istigati da queste due influenze della natura materiale. Joyful, that is called Brahmabhuta state, the platform of liberation. Questo è lo stadio della liberazione. So, the next stage is Brahmabhuta. So Brahmabhuta state means na subhujati na kankati. Questo è lo stadio del Brahmabhuta, che significa na socchati na kankati. No more hankering, no more demanding, na socchati na kankati, because here the business is non aspirare più a niente e non avere più domande, perché qui la piattaforma è we hanker after something which noi cerchiamo qualcosa which we do not possess, che non abbiamo, che non possediamo. And if we lose something which we possess, then we lament. E se perdiamo qualcosa che possediamo, ci lamentiamo. This is our business. Questo è il nostro affare qua. First of all, we possess. Then by nature we lose it. Prima possediamo qualcosa per la legge della natura, lo perdiamo, e quindi se c'è una perdita noi piangiamo. So, these two things are material position. Quindi queste due cose sono posizione materiale. But when you come to the Brahmabhuta state, ma quando si arriva al livello del Brahmabhuta spiritual platform, then these two things will be absent. La piattaforma spirituale, allora si possono osservare queste due cose. Na sojati na kankati samasarveshu bhuteshu, then you'll be able to see everyone on the spiritual platform. Allora si sarà in grado di vedere chiunque dalla piattaforma spirituale. Pandita samadarshina, then you are learned. You are seeing the cats and dogs. E allora diventate eruditi e potete vedere i gatti e i cani, human being, a learned man, gli esseri umani, gli eruditi, because you don't see the dress, perché non vedete più il vestito, outward covering, tabernacle, but you see, here is a spirit soul. Non vedete più la copertura, ma vedete che qui c'è l'anima spirituale, che è parte e particella di Krishna. That is universal, brother. Allora questa è fratellanza universale. Not by passing resolution in the United Nations. Non facendo passare delle risoluzioni alle Nazioni Unite. Fighting. E poi lottare, combattere. That is not possible. You have to come to the stage of non è possibile, dovete arrivare allo stadio spiritual platform della piattaforma spirituale. Then there is question of love, brotherhood, equality. Allora ci sarà questione di amore, di fratellanza, di uguaglianza, altrimenti è tutto boga, è tutto non autorizzato. It's not possible. Non è possibile. Samasarvishu bhuteshu madhavakti lavate para, then real pure devotional service begins. Allora il vero puro servizio devozionale inizia. Then we become completely fit to serve Krishna. E allora diventiamo completamente adeguati per servire Krishna. Krishna accepts your service at that time. Allora Krishna in quel momento inizia ad accettare il vostro servizio. This is the process, but if we follow the rules and regulations, questo è il processo, ma se voi seguite le regole e i regolamenti given by spiritual masters, dati dal maestro spirituale, Astra, dagli Shastra, then
le scritture. Gradually. Therefore, allora gradualmente we should be very careful. Perciò dobbiamo essere molto attenti. We should be very cautious. Dobbiamo essere molto coscienti that Maya may not attack us, che Maya non ci attacchi. She is always ready to attack. Perché lei, lo vediamo, che è sempre pronta ad attaccare. Rajastamo bhava. Even in goodness also. Perfino in virtù there is Maya. C'è Maya. Therefore, in the material platform, even goodness is not pure. Perciò nella piattaforma materiale perfino la virtù non è pura. Therefore, there is another stage which is called Shuddha Satya. Perciò c'è un altro stadio che è chiamato Shuddha Sattva. Goodness is Sattva, Sattva-guna. La virtù è Sattva, Sattva-guna. There is another stage, transcendental stage. Ma c'è un altro stadio, un stadio trascendentale. Which is called Shuddha Satya. Che si chiama Shuddha Sattva. Sattang visuddhang vasudeva sabditam. That is called Vasudeva. Questo si chiama Vasudeva. Stage. Lo stadio Vasudeva. In the Vasudeva stage, Vasudeva Krishna appears. E nello stadio Vasudeva Krishna appare. And see Krishna. Not that rascal inviting everyone, come on, I shall show you God, I shall show you. E allora lì Krishna Vasudeva appare. Non è che qualche mascalzone fa pubblicità e dice venite, vi mostrerò Dio. And some rascals are going there to see God. E altri mascalzoni corrono lì per vedere Dio. God is not so cheap. Dio non è così a buon mercato. One has to qualify himself. Bisogna qualificarsi to see God. Per vedere Dio. These are the processes. Questi sono i processi. The puoi leggere la spiegazione? The living being in his normal constitutional position. Gli esseri viventi nella loro costituzionale costituzionale posizione normale is fully satisfied in spiritual bliss. Sono completamente soddisfatti nella felicità spirituale. This state of existence is called Brahma Bhuta. Questo stadio di esistenza è chiamato Brahma Bhuta or Atmanandi, o Atma Anandi, or the state of soul satisfaction, che è lo stadio dell'autosoddisfazione. This soul satisfaction is not like the satisfaction of the inactive fool. Questo stadio non è uguale a quello degli sciocchi inattivi. The inactive fool is in the state of foolish ignorance. I sciocchi ignoranti sono a livello dell'ignoranza e della stupidaggine. Yeah, just like a cat and dog. Sì, proprio come i gatti e i cani. They're sitting silently. Loro sono seduti silenziosamente. Very good man. Sembrano molto in virtù. That kind of inactivity is useless. Quel tipo di inattività è inutile. Rather, one who is devotee is very active to serve Krishna. Invece, coloro che sono devoti sono molto attivi per servire Krishna. How shall I serve Krishna more and more? Come posso servire Krishna ancora e ancora di più? How shall I advance this Krishna consciousness movement? Come posso avanzare, portare avanti, fare spingere avanti questo movimento per la coscienza di Krishna? That activity, you see. Queste attività, vedete? Not sitting idly, I have become Krishna conscious. Non seduti pigramente e dire sono diventato cosciente di Krishna. Go. Vai avanti. The inactive fool is in the state of foolish ignorance. Gli sciocchi inattivi sono situati nell'ignoranza. Whereas the soul satisfied Atmanandi is transcendental to the material state of existence. Ma coloro che sono soddisfatti nel sé, gli Atmanandi, hanno superato le influenze della natura materiale. This stage of perfection is attained as soon as one is fixed up in irrevocable devotional service. E questo stadio si raggiunge quando uno è fisso nell'irrevocabile servizio devozionale. Devotional service is not inactivity. Il servizio devozionale non è inattività. But the unalloyed activity of the soul. Ma è la pura attività dell'anima. This is the activity of the soul. Queste sono le attività dell'anima. Stop the activity of the body, of the mind, then you must be engaged in the activity of the soul. Fermate le attività del corpo e della mente e allora voi sarete impegnati nelle attività dell'anima.
actually the soul is active. Perché in realtà l'anima è attiva. Not this body and mind. Non questo corpo e questa mente. As soon as the soul is out of this body, appena l'anima esce dal corpo, there is no activity. Non c'è più attività. So the real source of activity is coming from the soul. Quindi la vera sorgente dell'attività viene dall'anima. So how it is that after one becomes liberated, he becomes inactive? Quindi com'è che dopo che uno diventa liberato diventa inattivo? That is the theory of the Mayavadi. Questa è la teoria dei Mayavadi. Real activity begins there. La vera attività inizia lì. Here we are active, we have got so many impediments. Qui noi siamo attivi ma abbiamo così tanti impedimenti offered by the mind and the body. Che ci vengono imposti dalla mente e dal corpo. And when you actually come to the platform of soul, ma quando arriviamo veramente alla piattaforma dell'anima, there is liberated position, the activity should be very nice. Cioè nella posizione liberata le attività saranno molto belle and very polished, e molto sofisticate, very advanced. Perché siamo avanzati. Soul's activity becomes adulterated in contact with matter. Le attività dell'anima si alterano a contatto con la materia. And as such, the diseased activities are expressed in the form of lust, desire, hankering. E così le attività malate dell'anima si esprimono attraverso la lussuria, l'avidità, la collera, inactivity, l'inattività, foolishness, la stupidaggine and sleep. E il sonno. The effect of devotional service becomes manifest, but e gli effetti del servizio devozionale si manifestano a complete illumination. Attraverso la completa illuminazione. Activity is a sign of ignorance. Il sonno e l'inattività sono i segni dell'ignoranza. The more we are inactive and sleepy, that means we are in the modes of ignorance. E più siamo inattivi e dormiamo e più siamo sotto l'influenza dell'ignoranza. E passione significa attività per la gratificazione dei sensi. And goodness means free from the inactivity of ignorance. E virtù significa liberazione dall'inattività dell'ignoranza. And activity of passion, e dall'attività della passione, but to see things as they are, oh, ma vedere le cose così come sono. I'm eternal servant of God. Io sono un eterno servitore del Signore. So my actions should be to serve God. Quindi le mie azioni devono essere fatte per servire Dio. Questa è virtù. These are the stages. Questi sono gli stadi. When one is inactive, lazy, sleeping, quando uno è inattivo, pigro e dorme, that means ignorance. Questo significa ignoranza. When one is very active for sense enjoyment, it is passion. Quando uno è molto attivo per la gratificazione dei sensi, questa è passione. And when one is neither active like the sense gratifiers nor sitting idly. E quando uno non è attivo come gratificatori dei sensi e neanche è seduto pigramente like come gli ignoranti, but he's trying to engage himself in Krishna consciousness, ma cerca di impegnarsi nella coscienza di Krishna, that is goodness. In questo servizio devozionale, allora è virtù. And one is actually serving Krishna, that is transcendental. E quando veramente sta servendo Krishna, allora quella è la piattaforma trascendentale. La piattaforma liberata. The effect of devotional service, l'effetto del servizio devozionale, becomes manifest by complete elimination of these effects of passion and ignorance. Diventa manifestata quando si è completamente illuminati e liberi dagli effetti della passione dell'ignoranza. The devotee is fixed at once in the mode of goodness. E il devoto si stabilisce immediatamente a livello della virtù e fa ulteriori progressi per elevarsi al livello di Vasudeva, or the state of unmixed sattva, or shuddha sattva state. In this shuddha sattva state, dal livello del misto sattva, della mista virtù, al livello di shuddha sattva, la virtù pura, only can one always see Krishna eye to eye.
Solo a livello della pura virtù si può vedere Krishna faccia a faccia. By dint of pure affection for the Lord. E sviluppare un puro affetto per il Signore. A devotee is always in the mode of unalloyed goodness. I devoti sono sempre nel sentimento della pura virtù. Therefore he harms no one. Quindi loro non odiano nessuno. The non-devotee, however educated he may be, ma i non devoti, per quanto possano essere educati, is always harmful. Sono sempre dannosi, pericolosi. A devotee is neither foolish nor passionate. I devoti non sono né sciocchi né in passione. The harmful, foolish and passionate cannot be devotees. E coloro che sono pericolosi, dannosi o che sono sciocchi o in passione non possono essere devoti. It is said, monina bhusita sattva kima so uno bhayankara. Snake. Some snakes are decorated with jewel on the hoof. È detto che un serpente che viene decorato con una corona di gioielli sulla sua testa. So this materialist, however qualified he may be, questi materialisti, per quanto qualificati possano essere, just like jewel on the head, proprio come dei gioielli sulla testa, this shastra says, do you think that a snake coming to you with a jewel on head is, e gli shastra dicono, ma voi pensate che se un serpente viene da voi con un gioiello sulla testa non è pericoloso? Non è più feroce? È pericoloso e aggressivo tanto quanto i serpenti senza il gioiello sulla testa. Similarly, any materialistic person, similmente, ogni materialista, however educated he may be, per quanto possa essere educato, so called educated, he is simply a snake, cosiddetto educato, è come un serpente, that's all, pericoloso, questo è tutto. Non hanno qualifiche. One cannot have good qualities unless one is advanced in Krishna consciousness. Non può avere nessuna qualifica se non è avanzato nella coscienza di Krishna. The harmful, foolish and passionate cannot be devotees of the Lord. Coloro che sono dannosi, che sono sciocchi e pieni di passione non possono essere devoti del Signore. However they may advertise themselves as devotees, per quanto possano presentare se stessi come devoti, by outward dress, con i vestiti esteriori. A devotee is always qualified with all the good qualities of, e i devoti sono sempre qualificati con le buone qualità. God. Quantitatively such qualifications may be different. Le qualità di Dio in quantità potrebbero essere diverse. But qualitatively both of them are one and the same. Ma qualitativamente entrambi loro sono la stessa cosa. Cantate Hare Krishna.